Buonasera e ben ritrovati su TV6 con Dottor Starbene, la trasmissione dove il benessere vuole dare del tu alla medicina. Come potete vedere, oggi il mio compagno di viaggio, il dottor Alessandro La Barba, non c'è. Ha avuto un impegno improrogabile, per cui purtroppo questa settimana non potremo ascoltare la fake che lui si diverte a cercare e a scovare per noi per poi parlarcene. Però sicuramente lo avremo la prossima settimana e ci stupirà senz'altro con la sua Wix fake. Abbiamo in collegamento l'ospite di oggi che chiacchiererà insieme a noi e che è la dottoressa Cinzia Di Petta. Benvenuta! Grazie, grazie dell'invito a questo incontro con te, grazie incoronata. Buonasera, benvenuta Cinzia. Lei è un'endocrinologa e specialista delle malattie metaboliche. Quindi, come avete ben capito, l'argomento di cui parleremo questa sera è il sistema endocrino, cioè quel complesso di ghiandole distribuite nel nostro corpo che ognuna delle quali svolge una funzione veramente importante, perché sono dei veri e propri regolatori del nostro benessere. Allora, Cinzia, io comincerei subito chiedendoti questa cosa, ma solitamente quali sono le malattie o le patologie per le quali ci si rivolge all'endocrinologo? Allora, incoronata, diciamo che nella pratica quotidiana le patologie che io come endocrinologa, ma anche i miei colleghi vedono più frequentemente sono sicuramente le patologie che riguardano la tiroide e poi per quello che riguarda, diciamo, l'ambito più strettamente metabolico, il diabete e una buona percentuale dei casi associato anche al problema dell'obesità. Ho fatto la premessa che le patologie più frequenti sono sicuramente quelle tiroidee. La tiroide, come dicevi tu, è fra le ghiandole del nostro sistema endocrino. Dire se è la più o meno importante non saprei dirti, però sicuramente gli ormoni prodotti dalla tiroide regolano tutta una serie di sistemi che quindi la fanno diventare veramente molto importante. Quindi qualsiasi patologia, soprattutto quelle che vanno a interferire con la funzionalità della tiroide, che quindi possono causare o un ipotiroidismo, cioè una carenza dell'ormone tiroideo, o al contrario un ipertiroidismo, quindi un eccesso di ormone tiroideo, possono dare grandi problemi al paziente che ho davanti. E quindi sono sicuramente le patologie che più portano i pazienti dall'endocrinologo. E poi il diabete è una patologia che penso tutti conoscono, è una patologia che porta a grosse complicanze, è una patologia che va curata, che va prevenuta quando è possibile, va curata quando oramai è già arrivata. E se il diabete è quasi sempre, come succede quasi sempre, associato all'obesità, va sicuramente prima curata l'obesità e poi successivamente anche il diabete. Ok, allora Cinzia, tu hai appena parlato di tiroide. Praticamente questa tiroide è una ghiandola, una piccola ghiandola, di cui noi per un arco temporale anche importante forse della nostra vita, solitamente non sottoponiamo a controllo, a meno che non si manifesti qualcosa di eclatante. Come mai questa tiroide, e poi voglio dire, com'è che ci accorgiamo che qualcosa non funziona? Beh, i sintomi che possono portare una persona dal proprio medico di famiglia oppure dall'endocrinologo possono essere tanti. Per esempio, molti si rivolgono all'endocrinologo perché hanno, per esempio, problemi a perdere peso e quindi giustamente possono supporre di avere un problema tiroideo, ma anche alterazioni del ciclo mestruale per quanto riguarda le donne, problemi per esempio di eccessiva sonnolenza al mattino, problemi di stitichezza. Questi per esempio possono essere dei sintomi di un ipotiroidismo, cioè di una carenza degli ormoni tiroidei. Al contrario, il fatto di essere ansiosi, agitati, avere tachicardia, avere problemi in insonnia, avere problemi nel prendere peso, quindi anzi dimagrire con una certa facilità, possono essere tutti segni di un ipertiroidismo. Voglio fare una specifica. Tu hai detto giustamente che spesso per tanti anni della propria vita non si sa neanche forse di avere la tiroide o comunque non si pensano a fare degli esami.
dagli anni 90, in Abruzzo, ma in tutta Italia e in tutto il mondo, si fa quello che si chiama lo screening dell'ipotiroidismo congenito. Cioè alla nascita, al terzo giorno di vita, a tutti i bambini viene fatto un prelievo proprio per valutare gli ormoni tiroidei. Perché un ipotiroidismo alla nascita può portare danni al sistema nervoso centrale che poi diventano non curabili nel tempo e quindi è importante diagnosticare l'ipotiroidismo fin dai primi giorni di vita e se occorre chiaramente fare terapia sostitutiva proprio per evitare questi danni al sistema nervoso centrale. Guarda Cinzia, tu praticamente mi spini una domanda dietro l'altra, in realtà io avevo un altro tipo di palinsesto sulle domande, però sono veramente troppo interessanti. Hai detto che da un po' di anni, al terzo giorno dalla nascita, si fa questo tipo di screening nei bambini. Io infatti un'altra domanda che ti volevo porre come endocrinologa è proprio questa. Sento e leggo che l'endocrinologo in realtà è un medico specializzato che ha la necessità però di fare apprendistato, comunque deve essere apprendista anche di altre discipline specialistiche. Tipo, voi ovviamente vi occupate di analizzare o di esaminare queste ghiandole che inevitabilmente comportano l'interazione con altre specialità, come dicevi prima. Terzo giorno dalla nascita parliamo del pediatra, poi invece parliamo di altri problemi che riguardano quali altre specializzazioni, per esempio. Beh, sicuramente il lavoro dell'endocrinologo e il lavoro del ginecologo spesso viene a coincidere, a sovrapporsi. Se si pensano a tutte le patologie che riguardano per esempio l'ovaio e che sono di natura endocrina, per esempio l'ovaio policistico è una patologia che riguarda appunto l'ovaio, in cui c'è la formazione di cisti ovariche, ma c'è anche un'alterazione della produzione ormonale. E l'ovaio policistico è una patologia che curano sia i ginecologi sia gli endocrinologi, proprio perché c'è questo aspetto che interessa sia l'apparato urogenitale femminile, ma anche l'apparato endocrino. E anche sicuramente il lavoro che si fa insieme ai pediatri, perché sicuramente l'ipotiroidismo congenito è sì una patologia spesso seguita da pediatri, ma chiaramente l'endocrinologo conosce di più questa ghiandolina, come dicevi tu, la tiroide, e quindi sicuramente può essere di supporto nella terapia di questi bambini che dovranno fare terapia fin dalla nascita, ma probabilmente anche per tutta la vita. Stesso discorso del lavoro con i pediatri è quello che riguarda il diabete mellito di tipo 1, cioè il diabete mellito che riguarda, diciamo, gli adolescenti o i giovani adulti, diciamo così, che sicuramente saranno seguiti nei primi anni della loro patologia dal pediatra, ma che sicuramente negli anni successivi è più facile che siano seguiti da un endocrinologo specialista in malattie metaboliche. Quindi, insomma, voi dovete interagire con altri colleghi che ovviamente hanno il loro bagaglio di specializzazione e di competenza. Spesso vi, come dire, in un qualche modo avete difficoltà di interagire tra di voi o si riesce, sai, a volte le sfere quando si sovrappongono non è sempre facilissimo lavorare insieme, vero? Beh, è inevitabile quando si lavora con altre persone in tutti i campi, non solo noi medici, dover imparare a gestire il lavoro di equipe, però io penso che negli ultimi anni la medicina è andata verso sicuramente l'ultraspecializzazione, poi è andata anche verso appunto il lavoro di equipe che può riguardare sia medici di varie discipline, ma anche il lavoro con altre figure professionali che possono essere gli psicologi, i fisioterapisti, i dietisti, ma anche chiaramente gli infermieri con cui tutti siamo abituati a lavorare. Quindi sicuramente il fatto di lavorare con altri medici sicuramente arricchisce ognuno di noi, ma soprattutto ci aiuta a guarire meglio il nostro paziente, a cercare di guarire meglio il nostro paziente, è una cosa che tutti noi dovremmo fare, insomma, quando abbiamo davanti un paziente
per il quale pensiamo che forse seguirlo con altri colleghi sicuramente porta un beneficio. Quindi un'esperienza che sicuramente arricchisce, anche se è un'esperienza che a volte tempera il carattere, insomma, tempera un po' le modalità. Ascolta, cosa c'entra l'endocrinologo con l'osteoporosi? È sicuramente un altro campo in cui l'endocrinologo vede tanti pazienti. Allora, l'osteoporosi, quando parliamo di osteoporosi, tutti pensiamo sicuramente all'osteoporosi della menopausa. Spesso viene vista come una malattia quasi inevitabile, invece è assolutamente evitabile, assolutamente curabile. È un'altra patologia con cui, per esempio, spesso si segue il paziente insieme all'ortopedico o insieme al reumatologo. E comunque non esiste solo l'osteoporosi postmenopausale, per esempio penso all'osteoporosi dovuta a terapie lunghe con i cortisonici sono farmaci molto diffusi, se ne parla tanto in questo periodo per la cura del Covid, ma chiaramente sono utilizzati per 10.000 altre patologie e purtroppo terapie a lungo tempo con cortisonici possono sicuramente facilitare l'insorgenza dell'osteoporosi e quindi è anche qui una patologia che vediamo spesso negli ambulatori endocrinologici e che negli ultimi anni si cura sempre più facilmente non solo con i farmaci che abbiamo a disposizione, ma anche per esempio con un'alimentazione bilanciata e addirittura con l'alimentazione si può anche prevenire l'insorgenza dell'osteoporosi quando la donna non è ancora in menopausa, per esempio. Bene, senti, allora Cinzia, torniamo a parlare di tiroide. Parliamo di disfunzioni tiroidee e di quella, diciamo, quel fenomeno, quella situazione nella quale si trova la donna appena dopo aver partorito, che passa sotto il nome di depressione postpartum. Certo. C'è relazione o spesso l'una cosa viene confusa con l'altra e quali sono eventualmente le differenziazioni nella cura? Allora, c'è una patologia che si chiama tiroidite postpartum, lo dice il nome stesso, è una forma infiammatoria che colpisce la tiroide e che colpisce la donna nei mesi successivi al parto, da pochi giorni dopo il parto, anche un anno e mezzo dopo il parto. E, i sintomi sono quelli dell'ipotiroidismo, non sono molto diversi, quindi il fatto di prendere qualche chilo, il fatto di avere sonnolenza, il fatto di essere stanca, il fatto anche di avere un umore un po' alterato. Spesso questi sintomi vengono o diciamo quasi sottovalutati, perché si pensa che comunque una donna con un bambino piccolo è stanca, comunque ha qualche chilo in più perché ha partorito da poco, ma spesso l'importanza del sintomo depressione porta la paziente dal medico, dal proprio medico. E spesso questa depressione è solo il sintomo di un ipotiroidismo. Si parla di depressione postpartum, in questo caso va fatta una giusta distinzione se questa alterazione dell'umore è una depressione vera e propria oppure è semplicemente dovuta alla carenza di ormoni tiroidei. Questa patologia, in una buona percentuale dei casi, a distanza di qualche mese, recede. In un'altra percentuale dei casi diventa una forma cronica e quindi questa donna dovrà per tutta la vita fare terapia sostitutiva, cioè prendere dall'esterno l'ormone tiroideo che la sua ghiandola non produce più totalmente o parzialmente e quindi fare una terapia sostitutiva. È una terapia che non dà effetti collaterali particolari perché, ripeto, va solo a sostituire l'ormone che non è più prodotto dalla tiroide. Però diciamo che nei primi mesi dopo il parto un controllo alla funzionalità tiroidea andrebbe sempre consigliato, così come i ginecologi lo fanno fare sempre alla prima visita, al momento in cui una donna si presenta allo studio del ginecologo perché ha fatto un test di gravidanza e questo è positivo. I ginecologi sanno benissimo che va fatto un controllo degli ormoni tiroidei per iniziare bene la gravidanza, cioè essere sicuri che questa donna non ha alterazioni. Quindi sia all'inizio di una gravidanza, ma sia qualche mese dopo, un controllo alla tiroide va sempre fatto. Va bene, è preferibile, insomma, è consigliabile. Assolutamente sì.
Allora, ascolta, la terapia sostitutiva dell'ormone tiroideo è una terapia da cui non ci si libererà mai nel corso della propria vita? O è possibile, tra virgolette, guarire? Allora, nel caso della tiroidite postpartum c'è una percentuale di casi, come dicevo prima, che guarisce, nel senso che assume terapia per qualche mese e poi non l'assume più. Ci sono delle forme di tiroidite subacuta, cioè in cui c'è un'infiammazione della ghiandola dovuta a un batterio, a un virus, in cui in alcuni casi la terapia sostitutiva si fa solo per qualche mese. In altri casi la terapia è cronica, lo sarà quasi sicuramente nelle forme di ipotiroidismo neonatale, quello che dicevo prima, la nascita, e lo sarà in quelle forme di ipotiroidismo dovuto a quella che è la tiroidite cronica cosiddetta di Hashimoto, cioè una infiammazione autoimmune. Le patologie autoimmuni sono quelle in generale in cui si formano degli anticorpi contro qualcosa del nostro corpo, in questo caso contro la tiroide, contro una parte della tiroide, e questo porterà nel tempo a distruggere il tessuto tiroideo, quindi a non permettere più la produzione di ormone tiroideo. In quel caso la terapia è cronica, cioè per tutta la vita, però lo voglio risottolineare, è una terapia che non dà effetti collaterali, chiaramente va fatta nei giusti dosaggi, quindi vanno fatti sempre dei controlli. L'ormone tiroideo oramai è presente sia in forma solida ma anche in forma liquida, quindi per esempio per le persone intolleranti al lattosio si può evitare di assumere la compressa ma utilizzare per esempio la forma liquida, quindi oramai, ripeto, sono terapie che non danno effetti collaterali, si può associare qualsiasi altra terapia farmacologica, si possono avere delle gravidanze prendendo l'ormone tiroideo assolutamente senza nessuna problematica, si può allattare prendendo l'ormone tiroideo, quindi è una terapia che anche in quei casi in cui viene fatta per tutta la vita non dà grossi problemi. Guarda, mi viene da pensare che poi in realtà per quanto riguarda la terapia sostitutiva dell'ormone tiroideo la vera difficoltà e nel raggiungere il dosaggio giusto, perché mi consta che molto spesso, insomma, si fa fatica e non poca a raggiungere il dosaggio giusto per quella persona, giusto? Sì, questo è vero. Succede sia nei casi in cui dicevo prima di ipotiroidismo dovuto a infiammazione della ghiandola, questa tiroidite Hashimoto, e succede anche per esempio in quelle persone che si devono sottoporre a una asportazione della tiroide perché hanno un gozzo, quindi un aumento eccessivo del volume della ghiandola, o perché hanno un tumore alla tiroide e quindi hanno dovuto comunque togliere tutta la ghiandola. Quindi in entrambi i casi, quando si deve titolare il quantitativo di ormone tiroideo, all'inizio ci può essere qualche difficoltà. Il paziente deve sapere che deve assumere sempre il farmaco a digiuno, aspettare qualche minuto prima di fare colazione, nella forma liquida si può fare colazione un po' più velocemente, nella forma solida, quindi nelle compresse, bisogna aspettare quel quarto d'ora, 20 minuti. Il paziente per esempio deve sapere che se mai farà terapia col ferro per problemi di anemia lo deve prendere a qualche ora di distanza dall'ormone tiroideo, se mai prenderà farmaci per lo stomaco, quelli che vengono detti protettori gastrici abitualmente, va preso a un po' di distanza da questa terapia sostitutiva, e poi vanno fatti dei controlli all'inizio un pochino più stretti, magari ogni 2 o 3 mesi, fino a trovare poi il dosaggio giusto per il nostro paziente. E poi bisogna tenere presente una cosa, che quando è presente la ghiandola tiroidea, la ghiandola stessa produce l'ormone tiroideo in base al nostro peso. Chiaramente quando la ghiandola non c'è più e siamo noi dall'esterno che dobbiamo regolare il quantitativo di ormone tiroideo, per esempio cambi di peso eccessivi, quindi sia appunto in eccesso ma anche in difetto, possono portare a dover cambiare il quantitativo di ormone tiroideo. E quindi il paziente deve sapere che in quei casi è bene sottoporsi a un semplice prelievo, perché poi alla fine per fare il dosaggio di ormone tiroideo basta fare un prelievo e si scopre se il quantitativo che assume è quello giusto oppure va modificato. Bene, quindi poi alla fine, una volta che si è scoperti
avere bisogno di questa terapia sostitutiva, in realtà il paziente un po' si regola da solo, comincia a imparare quelle che sono le cose a cui deve porre attenzione e poi riferire ovviamente al proprio medico di fiducia. Allora, ora passiamo invece ad un altro argomento che non è più la tiroide. Mi piacerebbe che mi raccontassi qualcosa riguardo ai disturbi della crescita. Cioè, attualmente i ragazzi sono quasi tutti precoci nella crescita, sono veramente velocissimi. Vediamo bambini di 8 anni che hanno 40 di piede, che cominciano a portare le taglie da adulto. E di tanto in tanto però abbiamo anche bambini che invece, o ragazzini, fanno fatica a svilupparsi. Allora, questo è sicuramente un ambito, come dicevamo prima, in cui spesso si collabora col pediatra. Spesso è il pediatra che magari non ha dimestichezza con le patologie di questo tipo che invia il proprio paziente con la mamma preoccupata all'endocrinologo. E come dicevi tu, ci sono patologie che riguardano, diciamo, la crescita eccessiva, invece patologie che riguardano invece il ritardo di crescita. Bisogna tenere presente una cosa: allora, l'altezza di un bambino, l'altezza e anche il peso di un bambino vanno valutati su delle curve di crescita che i pediatri conoscono benissimo. E quindi il pediatra già da questo si può rendere conto se un bambino ha un ritardo di crescita perché ha un'altezza o un peso inferiore al percentile che sarebbe richiesto appunto per la sua età, oppure al contrario, per l'età, ha una crescita eccessiva. Chiaramente in entrambi i casi va valutato sicuramente come primo ormone l'ormone della crescita. L'ormone della crescita, lo dice il nome stesso, è un ormone fondamentale per la nostra crescita in altezza. Allora, soprattutto chiaramente nei bambini. È presente anche negli adulti, è prodotto anche negli adulti, a cui dà problemi un pochino diversi. Tornando al bambino, sicuramente una prima valutazione che va fatta, prima ancora però di iniziare a valutare l'aspetto ormonale, è anche l'aspettativa di altezza che ha questo bambino in base anche all'altezza dei genitori, perché chiaramente da due genitori che hanno un'altezza superiore alla norma ci aspettiamo sicuramente un bambino un pochino più alto, e invece il contrario, in due genitori che magari non hanno un'altezza elevata o comunque inferiore alla norma, il bambino sicuramente avrà un'altezza finale che non sarà molto maggiore rispetto a quella dei genitori. Quindi, escludendo queste situazioni, sicuramente il dosaggio dell'ormone della crescita è una cosa che va fatta. E poi vanno valutati chiaramente altri ormoni. E a questo punto io tornerei sulla tiroide, perché come dicevo prima la tiroide è fondamentale per tante cose, lo è anche per la crescita di un bambino. E quindi anche il controllo degli ormoni tiroidei è una cosa che va sempre valutata, soprattutto quando ci si trova davanti a un bambino che ha un ritardo di crescita. E poi vanno valutati anche gli ormoni sessuali, perché va valutato se questo bambino, oltre a una crescita eccessiva o al contrario ridotta, ha dei segni di quella che può essere per esempio un'attivazione sessuale precoce, quindi va valutato FSH e LH, che sono due ormoni prodotti da una ghiandola che noi abbiamo nel cervello, l'ipofisi, anche il GH è prodotto da questa ghiandola, e che poi nelle femmine va diciamo a stimolare la produzione ovarica, mentre nei maschi va a stimolare la produzione dei testicoli, e quindi sono due ormoni prodotti ugualmente nei maschi e nelle femmine, che però hanno funzionalità diverse. E quindi, diciamo, come primo pattern ormonale sicuramente va visto questo. E poi una cosa importante che non riguarda strettamente il dosaggio ormonale, ma è una cosa che noi endocrinologi facciamo sempre, per la valutazione della crescita andare a fare l'RX della mano. Tramite l'RX della mano e la crescita delle varie ossa che compongono la mano, si può valutare la crescita ossea, e quindi si può valutare se questo bambino ha un'età ossea compatibile all'età anagrafica, oppure ha una età ossea superiore o inferiore di quella anagrafica. Anche questo è un esame che ci permette di indirizzarci o meno verso una patologia, oppure invece verso una situazione assolutamente nella norma.
Bene, Cinzia, guarda, avrei voluto chiederti tante altre cose, però purtroppo siamo giunti al termine della nostra puntata. L'endocrinologia è vastissima. Dobbiamo chiudere perché altrimenti ci sfumano. Io colgo l'occasione per ringraziarti e per salutarti, per essere stata grazie qui con a te, noi, grazie a tutti voi. Per aver partecipato a questa nostra puntata. Saluto gli amici e le amiche che ci seguono sempre da casa. Voglio ricordare e ringraziare gli operatori, alla regia, alla camera di TV6, e voglio anche salutare la WISP Abruzzo Molise, che si occupa e si preoccupa del benessere delle persone, perché come noi ritiene che la salute viene prima di tutto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata. Buonasera.